Salve a tutti e bentornati sul canale. Oggi parleremo del non trasferimento di Diego Armando Maradona all'Olympique Marsiglia. Sigla e poi ne parliamo. È il 17 maggio 1989 e il Napoli, dopo un cammino trionfale, un cammino durante il quale è riuscito ad eliminare anche la Juventus, si aggiudica ai danni dello Stoccarda la Coppa UEFA. La vittoria della Coppa UEFA è una gioia immensa sia per la squadra del Napoli e soprattutto per la città di Napoli. E la gioia è talmente contagiosa che a ricordare quei momenti è l'allora presidente del Napoli Ferlaino che appunto dice: «Dal campo di calcio fino all'aeroporto era un passaggio trionfale. Sono ancora emozionato quando penso a quella serata e a quella nottata. A Stoccarda il Napoli disputò una delle più belle partite di sempre della sua storia. Ma poi la mia gioia era anche per la felicità dei napoletani che vivevano a Stoccarda, che erano malvisti dai tedeschi, e fu una grande soddisfazione per loro vedere il Napoli trionfare proprio lì». Quindi il Napoli, guidato dal suo capitano e faro Diego Armando Maradona, ha vinto questo trofeo importante. Chissà i tifosi napoletani come saranno grati nei confronti della squadra e soprattutto nei confronti di Diego Armando Maradona. E infatti i tifosi napoletani sono così grati nei confronti di Maradona che quando il 18 giugno 1989, quindi un mese dopo, Diego Armando Maradona lascia il campo di gioco durante la partita Pisa-Napoli, lascia il campo di gioco dopo 17 minuti per un infortunio, i tifosi del Napoli lo riempiono di parolacce, fischi, insulti, gli danno del buffone, del pagliaccio, più altri insulti che non si possono ripetere. Però a questo punto la domanda nasce spontanea: com'è possibile che i tifosi del Napoli, che hanno sempre venerato Maradona, a questo punto lo insultino dopo che questi gli ha fatto vincere anche una Coppa UEFA? Cioè, come mai? Com'è possibile? Per comprendere i motivi di un tale atteggiamento da parte dei tifosi del Napoli dobbiamo tornare indietro di qualche settimana. Infatti il 3 giugno un giornale francese, L'Equipe, fa uscire una notizia che è abbastanza destabilizzante per i tifosi del Napoli. Infatti la notizia che viene rilasciata dall'Equipe, e il giornale va esaurito in pochissime ore, la notizia fa subito il giro di tutto il mondo, la notizia è questa fondamentalmente: Maradona è oramai un giocatore dell'Olympique Marsiglia. La notizia ovviamente fa venire giù praticamente il mondo, tutti si domandano come sia possibile, cioè che roba è mai questa. Ovviamente tutti i giornalisti italiani, ma anche stranieri, si fiondano a casa di Maradona a chiedere lumi, dicono: che è sta notizia che tu andrai all'Olympique Marsiglia? E Diego Armando Maradona dice: no, guardate ragazzi, ci siamo capiti male, vi spiego cosa è successo. Ieri si sono presentati a casa mia Michel Hidalgo, che era un ex CT della Francia, e un certo Basilevic. Io pensavo che Hidalgo fosse un allenatore, fosse ancora un allenatore, non sapevo che era diventato il braccio destro di Bernard Tapie, il presidente dell'Olympique Marsiglia. Io li ho fatti entrare per educazione, e quando questi sono entrati in casa mia mi hanno detto: guarda, tu piaci a Bernard Tapie, e quindi insomma Tapie avrebbe piacere che tu lasciassi il Napoli per andare a giocare nel Marsiglia. Però, aggiunge Maradona, loro sì, si sono presentati a casa mia, ma quanti procuratori si sono presentati a casa mia dicendomi: guarda, a noi interessi, che ne dici di venire a giocare per la nostra squadra? Ma voi non vi dovete preoccupare, perché io non ho nessuna intenzione di lasciare il Napoli. A questo punto però Hidalgo e Basilevic, che è una sorta di intermediario, insomma un personaggio un po' particolare, non ci stanno a fare la figura degli scemi. Infatti dicono: no, guardate che qui c'è qualcosa che non va. Quando noi abbiamo parlato con Maradona, lui era assolutamente convinto di venire a giocare nell'Olympique Marsiglia. Non sappiamo perché adesso lui si stia rimangiando tutto, ma guardate, credeteci, Maradona era assolutamente convinto di venire a giocare in Francia. Quindi la domanda è: chi mente? Gli emissari del Marsiglia, che sostengono che Maradona avesse trovato l'accordo per andare a giocare in Francia, o Diego Armando Maradona, che dice: no, io non ho nessuna intenzione di andare in Francia, io voglio rimanere a Napoli? Rullo di tamburi, a mentire è Diego Armando Maradona. Infatti Maradona ha effettivamente trovato l'accordo per andare a giocare nell'Olympique Marsiglia, e l'accordo non è niente male. Infatti Bernard Tapie, presidente dell'Olympique Marsiglia, che farà grande il Marsiglia, poi però diciamo che combinerà anche alcune cose non proprio encomiabili, come l'affare Olympique Marsiglia-Valenciennes. Tra l'altro ho fatto anche un video a riguardo, se vi va di andarlo a cercare tra i video che ho fatto. Ecco, comunque l'accordo è stato trovato. E su che basi è stato trovato l'accordo fra Maradona e il club francese? Beh, su delle basi piuttosto interessanti. La base più importante è naturalmente quella economica. Infatti l'Olympique Marsiglia offre a Maradona
un contratto fino al 1993 per un ingaggio lordo di circa 6 miliardi l'anno, che sono un sacco di soldi, stiamo parlando del 1989, ricordiamoci, e Maradona in quel periodo a Napoli percepisce circa 2 miliardi di lire. È vero che Maradona i 2 miliardi di lire che percepisce a Napoli sono netti, mentre i 6 miliardi che guadagnerebbe all'Olympique Marsiglia sarebbero lordi, però insomma sicuramente andrebbe a guadagnare più del doppio. Inoltre Bernard Tapie offre a Diego Armando Maradona un ruolo dirigenziale al termine della carriera in alcune ditte che lui aveva in Argentina, gli garantisce anche una casa con parco, un sacco di benefit, ed effettivamente dal punto di vista economico non c'è paragone, anche se va detto che Ferlaino, per tenersi buono Maradona, insomma per tenersi buono il giocatore più forte del mondo, che comunque è sempre stato un po' bizzoso, ecco diciamoci la verità, per tenersi buono Maradona gli ha già pagato tutti gli stipendi fino al 1991 e gli garantisce il 25% sugli incassi di tutte le amichevoli che il Napoli va a disputare. Però effettivamente l'offerta fatta da Tapie è molto più interessante dal punto di vista economico. Maradona quindi ha accettato, ha dato la sua parola agli emissari di Bernard Tapie solo per una questione economica? Sì e no, sicuramente il fattore economico gioca un ruolo fondamentale, però Maradona già da un po' di tempo ha chiesto a Ferlaino di essere ceduto, perché effettivamente se da una parte è bello diventare l'idolo di una città, soprattutto di una città come Napoli che ti ricopre d'amore, dall'altro è un po' stressante, perché Maradona ovunque vada si ritrova coi tifosi addosso, chiedere autografi, non ha libertà di uscire, non si sente proprio soffocato dall'amore dei suoi tifosi, che in alcuni casi va a sfiorare la venerazione ed è oggettivamente un pochino eccessivo. Tra l'altro Maradona già nei primi mesi dell'89 aveva parlato con Ferlaino e gli aveva detto: guarda presidente, gentilmente mi potresti vendere a fine anno? Ferlaino dice anche no, non ho tutta questa voglia di venderti, però vede il giocatore deciso e gli dice: allora facciamo una cosa Diego, ti faccio una promessa, se tu ci aiuti a vincere la Coppa UEFA ti prometto che poi io ti venderò. Quindi cosa succede? Il Napoli vince la Coppa UEFA e lo stesso Maradona racconta che mentre lui è in mezzo al campo con la Coppa in mano, tutto contento, va da Ferlaino e gli dice: guardi presidente, è stato un onore per me essere un suo giocatore, è stato un onore essere il simbolo di Napoli, a chi mi vende? E Ferlaino gli dice: ma tu sei fuori, io non ho nessuna intenzione di venderti, io quella storia lì che ti avrei venduto se tu ci avessi aiutato a vincere la Coppa, ecco, me la sono inventata solo per motivare. Tu hai un contratto con noi, tu rimani con noi, tu non te ne vai da nessuna parte. E Maradona, in più interviste, racconta che aveva la coppa in mano e in quel momento avrebbe avuto voglia di spaccare la coppa in testa al suo presidente. Quindi, insomma, il rapporto, diciamo che da quella sera si è leggerissimamente incrinato. Comunque, se la situazione attorno a Maradona è piuttosto complicata, va detto che anche la situazione allenatore in casa Napoli è tutt'altro che semplice. Bianchi ha vinto un campionato, una Coppa UEFA, ma pare non avere in mano lo spogliatoio, i senatori lo vogliono eliminare, c'è un po' di maretta, quindi non si capisce bene a chi dare le redini della squadra. Il presidente del Napoli decide di salutare Bianchi e vorrebbe prendere Bilardo, che è l'allenatore preferito di Diego Armando Maradona. Però in realtà Bilardo ha un appuntamento al mondiale del 1990, quindi per la stagione 89-90 non si può liberare. Alla fine però il presidente del Napoli decide di virare su Bigon, un allenatore da tenere un pochino a interim per un annetto nell'attesa che i nomi più importanti si liberassero, e appunto ciò che spera Ferlaino è che si liberi l'allenatore dell'Argentina in modo tale da accontentare Maradona e poterselo tenere a Napoli bello tranquillo. Comunque, nonostante le smentite di facciata di Maradona, ecco che arriva l'offerta ufficiale da parte di Tapie a Ferlaino. Tapie dice: va bene, io sono disposto a ricoprire di soldi Maradona, però non ho intenzione di dare tutti questi soldi anche a Ferlaino. Quindi dice: senta, ho una proposta per lei, le offro 9 miliardi per Maradona. Ferlaino ascolta la proposta, non so se gli venga fatta direttamente o tramite intermediario, però insomma rimanda al mittente l'offerta e dice: ragazzo, a te sei fuori, 9 miliardi per Maradona non ci siamo proprio. Però Ferlaino dice: però io sono un uomo ragionevole, se tu proprio ci tieni a prendere Maradona io ti vengo incontro, ci possiamo parlare, insomma cerchiamo di venirci un po' incontro, tu mi offri 9 miliardi, non ti preoccupare, io te ne chiedo 35, che di fatto è come dire non te lo venderò mai. A questo punto Diego Armando Maradona, che si trova in Argentina,
decide di spingere un po' sull'acceleratore e soprattutto decide di venire allo scoperto e far capire quelle che sono le sue intenzioni. E infatti dall'Argentina Diego Armando Maradona dichiara: a questo punto posso anche andarmene e a Ferlaino do un consiglio, venda Maradona e si tenga ben stretti alle Mau e Careca. Effettivamente ci sono delle possibilità concrete che nel prossimo campionato io giochi con l'Olympique Marsiglia. Non ho dimenticato i fischi della gente di Napoli e se i miei tifosi non mi vogliono più, io sono prontissimo a fare le valigie. Queste dichiarazioni di guerra arrivano verso i primi di luglio. Il 6 luglio Bernard Tapie e Ferlaino si danno appuntamento per provare a riparlare della cosa. Ferlaino però non si presenta all'appuntamento, quindi Maradona, sempre dall'Argentina, rilascia altre dichiarazioni, questa volta un po' meno battagliere. E infatti Diego Armando Maradona, cercando di convincere il suo presidente a venderlo, dice: voglio lasciare Napoli perché non sopporto più la vita che sono costretto a fare in Italia. Forse sto diventando vecchio, ma sento che è arrivato il momento di cambiare. La mia famiglia non può vivere soffocata senza poter uscire di casa e io voglio essere libero di poter portare come tutti i padri del mondo le mie figlie in un parco di divertimenti, cosa che a Napoli è assolutamente impossibile. Per godermi la mia famiglia ho bisogno di un ambiente più tranquillo, di poter passare insieme con i miei cari Natale, Capodanno e le altre feste. Sono stanco di sacrificare la mia vita privata in nome degli impegni. Non ce la faccio più ad andare avanti così. A Marsiglia avrò a disposizione ampie ferie e le mie figlie giocheranno in un parco di 6.000 metri attorno alla villa che mi ha promesso il presidente Tapie. Ferlaino mi ha offeso mettendo in dubbio il mio mal di schiena. Invece sapeva bene che non era un acciacco di comodo. Ne soffro da quando giocavo nell'Argentinos Juniors e purtroppo ogni tanto riaffiora senza preavviso. Quando parla di me, Ferlaino non deve dimenticarsi che mi pagò 11 milioni di dollari e che grazie al mio acquisto ne ha già incassati oltre 100. Ad ogni modo, se dovessi restare a Napoli, mi impegnerei al massimo per rivincere lo scudetto. Sopporterei ancora per un'altra stagione ciò che ho già sopportato e sempre in silenzio. Ma sia chiaro, me ne voglio andare. A Napoli ho fatto il mio tempo, con la società si è incrinato il rapporto e la mia famiglia, oggi più numerosa, mi impone un'attenzione ancora maggiore. Ma imporrò le mie ribellioni al Napoli. Si sono messi a ballare con me e adesso balleranno. Quindi Maradona cerca, tra virgolette, di far comprendere un po' più le sue ragioni. Dice: io non ce la faccio più a vivere a Napoli perché la mia non è vita. Però si dimostra piuttosto duro con Ferlaino e infatti dice: io me ne voglio andare, se voi non mi ascolterete farò i capricci, un po' come aveva fatto quando si trovava a Barcellona proprio per andare a Napoli. Quindi Ferlaino sa che il giocatore non scherza. Nonostante tutto Ferlaino tiene duro e anzi Luciano Moggi, che appunto lavora per il Napoli in quel periodo, dichiara che Maradona è e rimarrà un giocatore del Napoli e tornerà a disposizione il 18 di agosto. A questo punto Maradona si gioca la carta un po' di quello che fa il ruffiano. Infatti Maradona cambia decisamente i suoi toni, si ammorbidisce molto nel parlare con il presidente e rilascia l'ennesima dichiarazione, sempre dall'Argentina. Chiedo a Ferlaino per favore di cedermi. Non voglio andare via per soldi, ma esclusivamente per motivi familiari. Napoli mi ha dato tutto, adesso vorrei che mi accontentasse ancora una volta. Cedendomi Ferlaino alla possibilità di costruire una grande squadra attorno a Careca. Non vorrei parlare troppo del mio trasferimento perché non so come la gente sta prendendo questa storia. Tuttavia faccio un appello. A me si può fare di tutto, ma la mia famiglia deve essere lasciata in pace. E quando Diego Armando Maradona però dice: ragazzi, io in Italia non ho una vita, per me è veramente troppo stressante, ovunque io mi giri mi ritrovo con addosso o i tifosi o i giornalisti, non scherza. Perché a questo punto svariate troupe televisive italiane partono dall'Italia e vanno a caccia di Maradona in Argentina. E allora si mettono lì, lo filmano mentre lui scia sulle nevi, lo filmano mentre è in spiaggia, lo filmano mentre va a pesca, non gli danno tregua. Quindi diciamo che tutto sommato Maradona, per carità, per quanto sia stato un privilegiato, non ha tutti i torti a dire che in Italia non ha una vita propria e non ha la possibilità di godersi un attimo di tranquillità e starsene da solo con la sua famiglia. E infatti i giornalisti partono, vanno, lo inseguono, fanno le varie riprese anche in Argentina. Quindi a questo punto Maradona si incavola doppiamente, perché da una parte vede Ferlaino che fa lo gnorri e quindi anche la sua richiesta fatta in maniera un po' più gentile, un po' più ruffiana, diciamo, non è stata ascoltata, ma addirittura si ritrova le calcagne ai giornalisti italiani che lo filmano mentre è in vacanza. Si arrabbia ancora di più e il giorno in cui è previsto il suo ritorno a Napoli lui non si fa trovare e infatti scatta il panico a Napoli, perché a sto punto dicono: sì, ma questo
non è manco tornato, che dobbiamo fare? A questo punto Ferlaino decide di far partire un braccio di ferro, mica da ridere, e infatti intenta una causa a Maradona per 200 milioni di lire, appunto per inadempienza lavorativa fondamentalmente. E già che la guerra vede coinvolto Maradona da una parte, Ferlaino dall'altra, i tifosi dall'altra parte, giornalisti dall'altra parte, si mettono a parlare, esprimere la loro opinione anche alcuni politici. Per esempio il ministro del bilancio della programmazione economica, Paolo Cirino Pomicino, dice: Diego sta facendo di tutto per perdere quell'immensa popolarità che aveva trovato a Napoli. Fossi in Ferlaino mi atterrei a una regola ferrea. Primo, non drammatizzare. Secondo, non sottovalutare. Chiaramente dicono la loro anche quelli che fanno parte del mondo del calcio, soprattutto gli allenatori, perché sono quelli che, tra virgolette, vengono più chiamati in causa, visto la situazione del povero Bigon, che è arrivato e il suo giocatore più rappresentativo non è disponibile, ma non per questioni fisiche, ma perché si rifiuta di presentarsi al raduno perché se ne vuole andare, ha fatto su tutto sto macello. A questo punto i vari allenatori esprimono la loro opinione. Per esempio Nils Lidom dice: Diego si comporta in maniera diversa perché lui è diverso da tutti ed è anche giusto che venga trattato in maniera diversa. Quindi Lidom si schiera dalla parte di Maradona. Si schiera dalla sua parte anche Scoglio. Scoglio dice: a Maradona è tutto concesso perché è l'unico giocatore per il quale sarei disposto a spendere il doppio pur di vederlo giocare. A schierarsi contro di lui è invece Burnik, che in maniera delicatissima, raffinatissima, dice: se Maradona fosse un mio giocatore io aspetterei il suo ritorno per appenderlo al muro. Quindi diciamo che Burnik si dimostra un po' meno aperto di mentalità rispetto a Lidom e a Scoglio. A dare manforte a Burnik è Gigi Radice, che dice: qui ragazzi va bene che Maradona è un grandissimo giocatore, il più forte di tutti, ma qui siamo veramente al culto della personalità. Se lui vuole davvero essere un leader deve dimostrare molta più umiltà, perché così non si va da nessuna parte. E a un certo punto, visto che tutti parlano, ognuno dice la sua, parla anche De Crescenzo, perché giustamente dice: scusa, parlano i tifosi, parlano tutti, io che sono uomo di cultura, sono napoletano, parlo. E cosa dice De Crescenzo? De Crescenzo dice: Ferlaino ha sbagliato a non venderlo, a Maradona non importa assolutamente niente del Napoli, lui pensa solo ai mondiali, all'Argentina e a se stesso. Poi a questo punto arriva Bennato, che dice: scusate, se parla De Crescenzo, perché non posso parlare anch'io, pure io sono un artista. Bennato tende a giustificare Maradona dicendo: sì, il comportamento di Maradona è veramente strano, veramente sospetto, ma chissà cosa c'è dietro che lo porta a comportarsi così. Ad ogni modo Maradona a un certo punto, sempre dall'Argentina, dopo non essersi presentato al raduno del Napoli, fa partire un'altra bomba. Infatti Maradona, sempre a mezzo stampa, dichiara: tempo fa la mia famiglia è stata oggetto di molestie attraverso minacce telefoniche, inseguimenti stradali, fischi ed aggressioni, come accaduto nella partita del Napoli con il Pisa. Degli sconosciuti sono entrati in casa di mia sorella, hanno messo tutto sotto sopra, ma non hanno rubato nulla. Qualche giorno dopo sono andati in frantumi i vetri di casa mia, li ho sostituiti e li hanno rotti di nuovo. Poi è stato il turno della mia macchina, che è stata danneggiata mentre ero in garage. Tutto mi fa ritenere che esiste realmente un complotto ordito contro di me e che ha come obiettivo mia moglie, le mie figlie ed i miei genitori. Tutte queste persone sono esposte a un reale pericolo. Ho segnalato più volte la mia intenzione di mantenere gli impegni contrattuali col Napoli, ma gli episodi cui ho accennato dimostrano che ci esporremo tutti a dei pericoli. A questo punto però in Italia tutti iniziano un po' a rompersi le scatole di questa situazione e iniziano a non tollerare più il comportamento di Maradona. Prima infatti abbiamo visto che si erano formati degli schieramenti, no? Ecco, adesso diciamo che dopo le ultime dichiarazioni di Maradona gli italiani e i napoletani iniziano un po' a scocciarsi e a trascrivere un po' su carta quello che è lo spirito generale che si respira in Italia nei confronti di Diego Armando Maradona. È Emanuele Audisio di Repubblica. Infatti Emanuele Audisio diciamo che non le manda a dire, infatti scrive: l'uomo con i suoi slanci e le sue bugie sembra essere come molti di noi, incurabilmente mediocre, soprattutto sugli argomenti più scottanti. Silenzio sulle Malvinas e sui ragazzi morti, silenzio sul tema dei desaparecidos in tempi in cui ogni parola voleva dire schierarsi, felicitazioni, applausi alla liberazione della dittatura, grande solidarietà ad Alfonsín contro ogni tentativo golpista. Con i suoi comportamenti più o meno irresponsabili, Maradona ha inconsciamente scorporato il calcio dallo sport e lo ha inserito in un'ottica di puro divismo e spettacolo. Comunque inizia il campionato, il Napoli inizia le prime partite di campionato, ne vince due, ne pareggia una, non entusiasma però la squadra
dimostra di avere comunque una buona rosa, una rosa capace di sopperire almeno momentaneamente all'assenza del giocatore più forte che c'è in squadra. Maradona alla fine però si deve arrendere, nonostante svariate dichiarazioni da parte di Tapi, che dice Maradona giocherà con noi già da quest'anno senza nemmeno passare da Napoli. Alla fine Maradona si deve arrendere e il 5 settembre si ripresenta in Italia. Ovviamente però Maradona non è stupido, insomma si rende conto di essersi inimicato buona parte dell'Italia, ma soprattutto di essersi inimicato i napoletani, dicendo che comunque sono pesanti, stanno troppo addosso, lui non li sopporta più, tra virgolette, non lo dice chiaramente, però dice insomma che vivere a Napoli per lui è diventato impossibile. Maradona torna e a questo punto dice: che faccio? Quindi Maradona a questo punto deve immediatamente correggere il tiro e far capire che lui ce l'ha con Ferlaino e non certo con i suoi tifosi. E infatti Maradona, tornato in Italia, dichiara: il Napoli come società non ha mai difeso il patrimonio Maradona. La gente di Napoli ha capito Maradona più dei giornali. E a questo punto Maradona fa una sorta di riassunto, no? Fa una dichiarazione in cui dimostra di non avercela con i tifosi napoletani, ma soprattutto dimostra, dichiara apertamente, di avercela con Ferlaino da una parte e con i giornalisti dall'altra. Infatti fa un bel riassuntone e Diego Armando Maradona dice: quando dico che voglio smettere di giocare a calcio vale qui, a Marsiglia, in Giappone, in Cina, in tutto il mondo. La gente deve metterselo in testa, lo capiscano tutti quanti che hanno parlato in questi 15 giorni in cui non sono arrivato qui. Ho una squadra di avvocati per vederli tutti in tribunale, tutti quelli che hanno parlato di Maradona quando hanno fatto delle interviste a dei presunti miei amici di Napoli. Io non ho così tanti amici a Napoli. Ferlaino doveva difendermi da quello che veniva scritto sui giornali. È lui che mi paga. Per questo devo parlare con lui. Quindi Maradona in sostanza lancia il guanto di sfida a Ferlaino e ai giornali italiani e napoletani. E come la prendono i giornali? Benissimo. I giornali a un certo punto dicono: va bene, allora Maradona, tu decidi di venire ad attaccare noi, mo ti sistemiamo noi. Infatti la mattina del 6 settembre 1989, il Mattino, il giornale Il Mattino, pubblica alcune foto di Maradona in compagnia di Carmine Giuliano. Le foto risalgono a 3 anni prima, non sono recenti, però nessuno le aveva mai viste e mettono Diego Armando Maradona in una situazione piuttosto delicata. Quindi a questo punto Maradona decide di smettere di far la guerra a Ferlaino e soprattutto ai giornali italiani, chiede e ottiene questo incontro chiarificatore con Ferlaino e di fatto riprende, inizia la sua annata con il Napoli. Inizia la sua annata partendo dalla panchina, si accomoda in panchina nell'incontro disputato contro la Fiorentina, incontro in cui Roberto Baggio decide di far capire a tutti di che pasta è fatto, realizzando uno dei più bei gol nella storia del campionato italiano. Il primo tempo finisce 2-0 per la Fiorentina, Maradona entra nel secondo tempo, sbaglia un calcio di rigore, però la sua presenza insomma dà lo slancio, dalla forza, dall'entusiasmo alla squadra per ribaltare la situazione e vincere 3-2. Quindi a un certo punto Maradona è tornato, tutto bene, siamo contenti più o meno, perché Ferlaino comunque dice: ma senti, comunque a me non mi interessa, ti ho tenuto, ti ho trattenuto, tu non ci volevi stare, va bene, ma tu sei un mio tesserato, non ti sei presentato il giorno che era stato fissato per il raduno del Napoli, il giorno in cui tu saresti dovuto arrivare, io porto avanti la causa che ho intentato contro di te e ti chiedo questi 200 milioni, giusto per tenere sereno l'ambiente, direi che Ferlaino fa questa cosa. Maradona non ci sta, si va in causa, alla fine Maradona dovrà dare 10 milioni di lire a Ferlaino. Ferlaino si lega questa cosa al dito e Maradona viene rimesso fuori squadra. Maradona a questo punto impazzisce, si incavola parecchio, perché dice: allora avete fatto tutto sto macello per tenermi, ma avete dato sta multa, ma mi mettete fuori squadra, io non gioco né a Marsiglia dove volevo giocare, ma neanche qui a Napoli mi fate giocare. Come la mettiamo? Urge altro incontro chiarificatore. Prima però il 2 novembre c'è una delle interviste, che intervista non è, comunque una delle interviste storiche di Maradona di quel periodo. Lui infatti arriva al campo di allenamento con la sua Ferrari nera, ascoltando una canzone di Julio Iglesias che secondo qualcuno è stata messa apposta lì con la radio a tutto volume, la canzone Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene. Qualche giornalista chiede a Maradona: ma come mai non ti hanno fatto giocare in Coppa UEFA? Cosa succede? Perché ti hanno rimesso fuori squadra, tra virgolette, non ti stanno facendo scendere in campo? E Maradona risponde con quella che è forse la sua dichiarazione più iconica rilasciata ai giornalisti italiani durante il suo periodo al Napoli. È il mio capo Ferlaino. Quando lui vuole giocherò. Comunque questo è un po' l'ultimo atto della grande guerra fra Maradona e Ferlaino.
perché a un certo punto i due si guardano in faccia e si dicono: allora, ci stiamo antipatici e facciamoci una ragione. Io non sopporto te, tu non sopporti me, i nostri rapporti sono i minimi storici, però facciamo una cosa, cerchiamo di impegnarci al massimo per poter portare qualche risultato, rendere più profittevole possibile la nostra convivenza, quantomeno fino al termine del campionato, poi vediamo le cose come vanno. E come vanno le cose? Bene, perché Maradona comunque si ricorda di essere il calciatore più forte del mondo, anche se inizia ad essere un pochino in declino fisicamente, sta iniziando a cedere, però si ricorda di essere un fenomeno, e infatti con 16 reti diventerà capocannoniere del Napoli, sarà la sua stagione più profittevole in maglia azzurra e porterà i partenopei a vincere il loro secondo scudetto. Benissimo, addirittura d'estate nel 90 arriva tanto così dal vincere i mondiali con un'Argentina inguardabile, a volte anche con dei mezzucci non proprio carini come quando ha avvelenato Branco durante gli ottavi di finale contro il Brasile, però insomma arriva tanto così dal vincere il suo secondo mondiale, che sarebbe tra l'altro il secondo mondiale di fila. Il problema è quello che accade prima della semifinale contro l'Italia, quando lui aizza tutti i napoletani contro l'Italia, quando riesce a trascinare una parte di San Paolo a tifare per l'Argentina, e poi gli italiani reagiscono in maniera abbastanza infantile fischiando l'inno dell'Argentina durante la finale contro la Germania, perché poi l'Argentina ha battuto, come tutti sappiamo, l'Italia, e quindi insomma poi lì il rapporto si incrina in maniera irreversibile. L'avventura di Diego Armando Maradona finisce in maniera piuttosto traumatica il 17 marzo 1991, dopo che nell'agosto, nel settembre 1990, Maradona ha vinto la Supercoppa Italiana, che è l'ultimo trofeo vinto in Italia, vinto con il Napoli. Ecco, dicevo, il 17 marzo 1991 si interrompe l'avventura di Maradona in Italia e al Napoli, ma non si interrompe per volontà di Maradona o di Ferlaino, ma perché risulta positivo all'antidoping dopo una partita contro il Bari. Risulta appunto positivo ai metaboliti della cocaina. Di conseguenza, il 2 aprile, dopo che sono state rese note le controanalisi, viene squalificato per 15 mesi, sancendo la fine della sua avventura in Italia. Poi lui se ne andrà dall'Italia e andrà a giocare, più o meno quel che resta di Maradona, andrà a giocare nel Siviglia, che fa rima con Marsiglia, ma non è la stessa cosa, va a giocare nel Siviglia, poi da lì inizierà un lento declino che pare, tra virgolette, interrompersi ai mondiali del 94, ma anche lì poi non supererà i controlli antidoping e di fatto la sua carriera finirà in maniera mesta e abbastanza triste, anche se poi proverà a disputare ancora qualche partita in Argentina. Quindi questa era la storia del mancato trasferimento di Diego Armando Maradona all'Olympique di Marsiglia. Io quindi vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto vi va di mettere mi piace o iscrivervi al canale, cosa naturalmente gradita. Noi ci vediamo alla prossima storia romantica, ciao!